Ciao da Michelangelo Moggia e da Analizzare un quadro. L'eroe di giornata è Piero della Francesca, autore del Battesimo di Cristo della National Gallery di Londra. Il quadro rappresenta l'episodio del Vangelo in cui Cristo, prima di iniziare la sua predicazione, si fa battezzare da San Giovanni Battista nel fiume Giordano. Quella che vedi era la parte centrale di un trittico, un dipinto su tavola composto da tre scomparti, come questo qua, per esempio. Piero della Francesca realizzò solo questa tavola del trittico che si trovava nell'abbazia camaldolese di San Sepolcro, il paese natale dell'artista. L'opera si basa su una struttura geometrica molto precisa che la rende regolare ed equilibrata. Te ne faccio vedere alcuni esempi. La tavola è composta da un quadrato sormontato da un cerchio e la circonferenza del cerchio passa per l'ombelico di Cristo, che è il centro esatto della composizione. Al centro del cerchio c'è la colomba che rappresenta lo Spirito Santo che discende dal cielo. Le diagonali e gli assi del quadrato si incrociano all'altezza dell'ombelico di Cristo, ancora una volta. La scena in basso si può suddividere in tre rettangoli perfettamente uguali che racchiudono gli angeli, Cristo e il gruppo sullo sfondo, mentre l'albero in primo piano e San Giovanni Battista costituiscono le cesure, le linee divisorie. Questa è un po' più difficile. Se disegni due triangoli uguali partendo dai lati del quadrato, noterai che il loro incrocio racchiude la figura di Cristo in una forma a rombo. E questo mi fa pensare alle rappresentazioni medievali di Cristo e della divinità, che venivano racchiusi nella cosiddetta mandorla, era una sorta di delimitazione tra lo spazio degli uomini e quello di Dio. Ma non solo, i punti dove i due triangoli si incrociano creano un segmento che è uguale al raggio del cerchio. Adesso interrompo qua la lezione di geometria, anche se potrei continuare con altri dettagli e corrispondenze. Tutto questo per dirti che l'artista progettava le sue opere con uno studio ben preciso e creando tutta una serie di rapporti matematici e proporzionali. Le sue figure, inoltre, si basavano su figure geometriche. L'esempio più banale è quello del tronco dell'albero, che è un cilindro, ma ce ne sono anche degli altri. Non a caso, Piero della Francesca scrisse anche diversi trattati di matematica e geometria prospettica, dove spiegava alcune teorie che poi metteva in pratica nei suoi quadri. Il risultato è una composizione ordinata, regolare ed equilibrata, ma non rigida. Questo grazie ai colori e alla luce. I colori sono sapientemente alternati tra caldi e freddi e la luce viene dall'alto, come se il sole fosse allo zenith. Non a caso non ci sono ombre o sono molto leggere. Quindi luce e colori ammorbidiscono le varie forme. Costruzione geometrica a parte, sulla scena si vedono in primo piano Gesù e il Battista versa l'acqua in testa al Messia e lo Spirito Santo scende dal cielo. Fra l'altro la testa, la mano e la colomba sono in asse, lungo lo stesso asse. Subito dietro, un poco scostati, ci sono i tre angeli che assistono al rito. Quello più a destra guarda all'esterno del quadro, nella direzione dello spettatore. Si tratta di una tecnica molto utilizzata dagli artisti per richiamare l'attenzione di chi guarda e attirarla all'interno del quadro. Sullo sfondo, dall'altra parte a destra, si vede un uomo che si spoglia, pronto a ricevere anche lui il battesimo. E questa immagine dà un senso di naturalezza a tutto il dipinto, che rappresenta un momento estremamente solenne. Gli altri uomini sullo sfondo hanno dei vestiti parecchio strani. Probabilmente sono stati ispirati all'artista dai rappresentanti della Chiesa d'Oriente, che si trovavano a Firenze in quell'epoca. Nel 1439, infatti, si tenne a Firenze un concilio che aveva lo scopo di riunificare la Chiesa cattolica con quella ortodossa. Senza dubbio, la vista dei sacerdoti, dei dignitari dell'Impero d'Oriente, dei dignitari bizantini, stimolò non poco la fantasia degli artisti, fra i quali appunto anche Piero della Francesca, che all'epoca si trovava a Firenze. La città sullo sfondo, infine, è Borgo San Sepolcro, il paese natale del pittore, al cui Duomo era destinata la tavola. Per gli uomini dell'epoca, vedere la propria città, il proprio paese, i propri luoghi sullo sfondo di una scena sacra era senza dubbio motivo di orgoglio e in più li aiutava ad immedesimarsi nella scena e a sentire certi eventi lontani nel tempo e nello spazio più vicini a loro.